Sta cosa è un loop, ormai è diventato uno schifosissimo loop. Il giocatore in campo viene bersagliato da ululati razzisti, da offese razziste. Il giocatore giustamente si incazza, il giocatore giustamente protesta in maniera civile perché non mi potete venire a dire che fare così o fare così o fare così è qualcosa di incivile, è una protesta civile, ok? E viene ammonito. Ennesimo caso, Dusan Vlahovic, ennesimo caso in cui la vittima viene colpevolizzata, in cui la vittima è l'unica a pagare le conseguenze. Mi sarei anche rotto le palle di sta cosa. Mi sarei anche rotto le palle, ma vedo che purtroppo non solo continua, ma si sommano delle aggravanti, si sommano delle aggravanti. L'aggravante in questo caso ha un nome e un cognome, si chiama Giampiero Gasperini. Giampiero Gasperini in conferenza stampa è riuscito a dire che i tifosi atalantini non sono razzisti. Perché, ascoltate bene il ragionamento, perché se fossero razzisti avrebbero offeso anche i giocatori slavi della loro stessa squadra. Avete capito? Quindi non si possono definire razzisti perché ci ha sottolineato più volte che il razzismo è qualcosa di importante, è qualcosa di grave. Questo non è razzismo, questo non è razzismo. Questa è gente fondamentalmente maleducata, li ha definiti maleducati. Cioè tu urli zingaro di merda a un serbo, ok? E per te è solamente maleducazione, ok? Perché se no avrebbero dovuto offendere anche i giocatori della propria squadra. Sei un genio, Gasperini. Sei un genio. Io spero veramente che tu sia scemo. Perché se secondo te ciò che hai detto è giusto? È grave perché sei il più grande pezzo di merda che esista sulla faccia della terra, caro il mio Gasperini. Ma non finisce qui, non finisce qui, perché le aggravanti ci sono e si moltiplicano. Come poteva mancare all'appello il genio della lampada? Come poteva mancare all'appello il premio Pulitzer dei disadattati, il nostro grande amico Penna Bianca Zazzaroni? Come poteva mancare lui all'appello? Impossibile, impossibile. Ed infatti è andata esattamente così. Il buon Zazzaroni ha detto che Vlahovic ha esagerato. Ha esagerato perché l'arbitro gli aveva detto di stare calmo e lui ha esagerato perché ha continuato a fare così, ha continuato a fare così, quando ha segnato ha fatto così, ma siamo impazziti. Zazzaroni, ma sei impazzito. Per fortuna è intervenuto Biasin, per fortuna è intervenuto Biasin a placare gli animi e a farlo ragionare, anche se so benissimo che Zazzaroni non ha capito un cazzo. Porca puttana di necessità di giustificare sempre le cose, cazzo. Di dare sempre la colpa a chi non ce l'ha. I cori razzisti sono razzismo. Può venirmelo a dire Gasperini, può venirmelo a dire Zazzaroni, può venirmelo a dire anche Gesù Cristo. Se tu urli negro di merda o zingaro di merda a un giocatore in campo, si chiama razzismo. Razzismo, non ci sono altre parole per definire tutto questo, tutto questo. E oltretutto, adesso che cazzo si fa? Eh? Adesso cosa fai? Gravina, cosa fai? Hai dato la grazia a Lukaku, devi dargliela anche a Vlahovic? Assolutamente, perché se non gliela dai, viene fuori il putiferio. Se gliela dai, confermi per l'ennesima volta, l'inutilità della FIGC. L'inutilità della FIGC che stabilisce delle regole che vengono prontamente violate. Ma io non so, ma io stavo pensando, tornando oggi in macchina dal lavoro, stavo pensando una cosa, cioè effettivamente ci sarebbe una soluzione, eh?
Ci sarebbe una soluzione per eliminare definitivamente questo problema? Non è una soluzione facile, assolutamente. Però basterebbe, veramente, basterebbe che al primo zingaro di merda che si sente dagli spalti, tutti i giocatori slavi di una e dell'altra squadra prendessero e se ne andassero. Al primo negro di merda che si sente dagli spalti, tutti i giocatori di colore prendessero e se ne andassero. Così si risolverebbe il problema. Così si risolverebbe il problema. Affanculo i soldi, affanculo le squadre, affanculo le classifiche, affanculo tutto. Ci sono cose più importanti, ragazzi. Ci sono cose più importanti e credetemi, che se questo comportamento lo tenessero tutti i giocatori, il calcio cambierebbe da un giorno all'altro. Provate a pensare a una partita. Provate a pensare a una partita dove ci sono quattro slavi da una parte e tre ragazzi di colore dall'altra. Negro di merda, zingaro di merda, bene, via. Quattro da una parte e tre dall'altra. Che cacchio fa l'arbitro? Cosa può fare l'arbitro? Cosa può fare lo stadio? Cosa si può fare? Niente. Questi se ne vanno. Non giocano più. La partita viene invalidata. Qualcosa succede. Viene fuori un putiferio. Bene. Perché è giusto che sia così. Secondo me questa è l'unica soluzione per combattere sta merda di situazione.